Signore e signori, un personaggio che ha cantato per me la canzone più bella che abbia mai ascoltato. Povia! Buonasera. Ciao Claudio. Piedi scalzi pure tu? Copione. No, l'ho fatto per te, non è mai successo in 20 anni. Come sei solidale. E voglio ancora farvi un applauso lungo 20 anni. 20 anni di 6 giorni delle rose. Permettetemi di dirvi, questa sera è cominciata in pista Peter Barcozzi, che nel 2005 rimase insensibile agli arti inferiori qui, e un'altra persona sensibile con le sue canzoni, che è Giuseppe. Giuseppe, nel 2005 tu hai cantato I bambini fanno, te l'ho già detto, eh? Paolo Bonolis ti invitò sul palco, disse tu sei fuori concorso perché l'hanno già ascoltata, però ha voluto che tu fossi lì. Sì, riuscii a partecipare fra virgolette nel 2005 perché sposai una causa importante di beneficenza per il Darfur, che è uno stato del Sudan in Africa, dove ho devoluto la mia parte, cioè il 6% di un anno di diritti proventi SIAE, di 560.000 euro che incassò I bambini fanno, il 6% veniva a 33.600 euro. Non c'avevo ancora una lira, quindi me ne sono fatti anticipare da mio ex produttore, poi li ho restituiti con gli interessi. L'anno dopo però hai vinto il Festival di Sanremo. Una cosa che dissi su di te quando hai fatto questa canzone, mi interessai a te. Dopo 12 anni sono riuscito ad averti qui, ed è questo è meraviglioso per me e per tutto il nostro pubblico. Giravi con la gonna. No, avevo partecipato nel 99 all'Accademia di Sanremo, che era un concorso per entrare poi nei Giovani di Sanremo, eravamo 2500 iscritti, io cantavo una canzone che si chiama È vero, che parla di un argomento comune più o meno a quasi tutti, che è il tradimento, e allora avevo messo la gonna come provocazione, dicendo... Più o meno. Sì. Questa sera abbiamo garantito che non parliamo di politica, perché no. Naturalmente ognuno la pensa come vuole, questo è un diritto assoluto. Però insomma tu addirittura sei arrivato a fare delle canzoni, fra l'altro hai un disco per chi lo vuole comprare, un disco inedito, un disco che produci tu se non sbaglio. Sì, si chiama Nuovo Controordine Mondiale, è un doppio CD di 19 brani che traduce delle tematiche importanti di economia, finanza, sociale, utero in affitto, insomma tutte queste cose che... Va bene così. Va bene. Ma fra l'altro dice era meglio Berlusconi, una cosa del genere. Oramai lo sanno tutti. No, io ho detto il titolo della canzone, non ho detto sì, il tema. C'è una canzone, però nella canzone c'è un vecchietto, fra virgolette, di 87 anni, che è il signor Rodolfo, che oramai ci ascolta dal cielo, che un giorno nel bar mi disse: a Povia, io sono comunista convinto, stalinista, leninista, marxista, però a questo punto, un mezzo rotto, lì era meglio Berlusconi. A Berlusconi è vivo vegeto, fra l'altro. Lui ancora sì. Ancora assolutamente ancora sì. Accennamela appena appena, promettimi che ti fermi quando. Ma manda la base. Te lo tengo io, il microfono. Oh, guarda, c'è la base. Sì, era così. Mi sono ritrovato al bar. Insieme a tanta gente. A fare le famose chiacchiere da bar e mi sono sentito diversamente intelligente. E chi dice va voto Grillo, e chi dice va vado a Squillo, noi siamo i meglio in Italia, diceva uno del PD, e chi dice va voto Lega, trincando il suo liquore strega, tra vini e birre parlavamo di politica, e chi dice va porca vacca, siamo proprio nella cacca, sti governi pirotecnici ci hanno rovinati, e tra i partiti e le partite. Quell'amore grande per l'eternità, poi ad una festa fra tanta gente ho conosciuto lei che non c'entrava niente. Lei mi ascoltava, lei mi spogliava, lei mi capiva, ricordo solo che il giorno dopo mi mancava. Questa è la mia storia, solo la mia storia, nessuna malattia, nessuna guarigione. Lo ripeto, questa è la mia storia, solo la mia storia, nessuna malattia, nessuna guarigione. Lo ripeto anche per i più distratti. Questa è la mia storia, solo la mia storia, nessuna malattia, nessuna guarigione. Caro papà, ti ho perdonato, anche se qua non sei più tornato. Mamma, ti penso spesso, ti voglio bene e a volte ho ancora il tuo riflesso. Ma adesso sono padre e sono innamorato dell'unica donna che io abbia mai amato. Luca era gay e adesso sta con lei. Chi la canta con me? Luca parla con il cuore in mano.
Luca dice sono un altro uomo. Chi alza le mani? Luca era gay e adesso sta con lei. Non vi sento. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Più mani in alto. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro. Vi lascio soli, solo voi. Avete paura di cantarla? Mamma mia che lavoro che hanno fatto. Non vi sento. Luca, e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Facciamo un altro giro. Che male c'è. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Un altro uomo. Bravo, difendiamo i diritti di tutti anche sul vestiario, sulle calzature, perciò io e te stasera stiamo pubblicizzando una marca speciale di calzature. Piede a terra. Io direi di fare subito una canzone con cui hai vinto a Sanremo, se sei d'accordo. Quella del piccione. Francesco Totti al Festival di Sanremo, probabilmente erano già d'accordo su cosa doveva rispondere, ma Francesco quando gli hanno chiesto Francesco, qual è la canzone che preferisci? Lui ha risposto distinto, ha detto quella del piccione. Quella del piccione, invece doveva dire si può dare di più, infatti l'orchestra non aveva pronta la canzone che ho dedicato ai miei nonnini che sono stati insieme per più di 50 anni, che insieme ad altri nonni e bisnonni hanno ricostruito questa Italia distrutta dai bombardamenti. E quel tradimento gliel'hai spiegata ai tuoi nonnini? Mia nonna diceva a mio nonno, sai quante volte non pensavo a tuo nonno? Più o meno. Ma lo sanno tutti, no? Povia! Grazie. Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, si con la testa fra le nuvole. Capire i sentimenti quando nascono e quando muoiono, perciò vorrei avere i sensi per sentire il pericolo, se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, ce l'ha fatta mia nonna per 50 anni col mio nonno in campagna, più o meno come fa un piccione. Lo so che è brutto il paragone, però vivrei con l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. Più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione. Ti starei vicino nei momenti di crisi e lontano quando me lo chiedi. Dimmi che ci credi e che ti fidi. Un giorno avevo il vento che mi accompagnava su una tegola. A volte sono solo e mi spavento. Cosa ci fanno due piccioni in una favola, se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, me l'ha detto mia nonna, sai quante volte non pensavo a tuo nonno. Più o meno come fa un piccione, e mica come le persone che a causa di particolari mandano per aria sogni e grandi amori. Camminerò come un piccione, a piedi nudi sopra il palco. Chi guida crede che mi mette sotto, ma io con un salto all'ultimo momento volerò, ma non troppo in alto, perché il segreto è volare basso. E un piccione vola basso, ma è per questo che ti fa un dispetto, ma è per questo che anche io non lo sopporto, non lo sopporto. Noi però alla fine resteremo insieme. Però voglio vedere se ci siete anche voi. Per favore fate oh, con più voce fate oh. Chi fa oh, alzi le mani. Fate oh. Tutta la curva. Fate oh. Ok. E allora, più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione, ti
stare vicino nei momenti di crisi e lontano quando me lo chiedi, dimmi che ci credi. Più o meno come fa un piccione e mica come le persone che a causa di particolari mandano per aria sogni e grandi amori. Sì, più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione, ti starei vicino nei momenti di crisi e lontano quando me lo chiedi, dimmi che ci credi. Ci sveglieremo la mattina tutti quanti alla sei giorni delle rose. No, adesso ancora due minuti, poi ti lasciamo fare quello che ti pare. Basta che ci canti, prima o poi i bambini fanno. Ti presento un presentatore, uno speaker, che da 20 anni vi racconta la sei giorni delle rose da là. 20 anni fa era un ragazzino e da alcuni anni è lo speaker del Giro d'Italia, è il mio carissimo amico Stefano Bertolotti. Lui aveva soggezione perché io facevo carriera, no? Oggi io ho soggezione perché sono andato giù e lui è il più grande di tutti, ma questo lo sapete tutti voi quando lo ascoltate. Stefano è lo speaker a casa qua. Del Giro d'Italia, delle tappe del Giro di Svizzera, delle tappe del Tour de France che si fanno in Italia, dei campionati del mondo, dei campionati... Basta così. Basta, anche troppo. Della sei giorni delle rose soprattutto. Lo speaker della sei giorni delle rose, Stefano Bertolotti. Ciao a tutti, rimanete poi per l'americana, Adesso ci sono ancora le canzoni di Povia, poi ci sono i fuochi in pista con i grandi campioni, i campioni del mondo e tutti gli altri che si stanno preparando, e poi i fuochi d'artificio per la chiusura dei 20 anni. Povia, io e te ci lasciamo qui, tre canzoni, tre. Cioè, due più i bambini fanno? Sono tre. Perfetto, TVB, TV3B. Grazie. Grazie Povia. Grazie. Daniele, ci sei? Daniele al mixer, grazie. Un applauso, l'applauso più importante al fonico. Io voglio fare il più veloce possibile. Sono un ragazzo di 44 anni, sono papà di due bambine. Ho fatto questo disco che tratta finanza ed economia, quindi niente politica, ma finanza e economia sì, perché sono quelli che dominano il mondo. Sono papà di due bambine, come ho detto, tutto quello che faccio attraverso la musica lo faccio per loro, perché se penso a loro, anche con qualche piccola provocazione, so che non posso sbagliare, anche se come genitore non mi sento perfetto. Vedo delle maglie arancioni, ci siamo visti 2 giorni fa a Pesaro per la giornata della libertà di scelta, grazie ragazze, ma non possiamo far politica, quindi non possiamo dirlo, vero? Daniele, manda chi comanda il mondo, no, manda la soglia del 3. L'Italia non può sforare la soglia del 3% del deficit PIL, che equivale a più spesa pubblica, più posti di lavoro. Non facendo quello, più disoccupazione. Ce l'hai la base? Eh? Come? La soglia del 3, quella che non vuole la Merkel che sforiamo. Eccola, perfetto. Dai un po' di volume. L'ho presentata a Sanremo ma non l'hanno presa, non capisco perché, è orecchiabile, Voi lo sapete che l'Italia non può sforare la soglia del 3%? Numeri, numeri, siamo tutti dei numeri, ma vorrei che fossimo tutti numeri, uno, numeri, e in quanto numeri insieme, sforiamo la soglia del 3, vai, sforiamo la soglia del 3, sforiamo la soglia del 3, ma cos'è? Dunque, la soglia del 3, spiegato a mia zia, vuol dire più soldi nell'economia, un po' più lavoro, un po' meno tasse, vuol dire che st'Italia riparte, e tu bambino non puoi andare di qua e di là, se senza lavoro ci rimane tuo papà, già, e tu ragazza ti vuoi innamorare, ti vuoi sposare e vuoi la felicità, già, ma questo stato non ti aiuterà, siete d'accordo con me? Quanto alla fine comunque risponderemo, tutti sulle mani. Numeri, numeri, siamo tutti dei numeri, ma vorrei che fossimo tutti numeri, uno, numeri, e quanto numeri insieme, sforiamo la soglia del 3, insieme, sforiamo la soglia del 3, sforiamo la soglia del 3.
tante parole difficili. La soglia del 3 del deficit PIL non si può sforare, ce lo chiede la Germania e l'Europa. Vuol dire creare un po' più soldi per tutti, vuol dire che tutti avremo una dignità. Capisci che sta cosa non mi va, di due bambine io sono il papà, sono preoccupato per il loro bel futuro e il bimbo minchia mi dice complottaro, ti stanno impoverendo pure a te. Siete d'accordo con me? Le alziamo le mani tutti, fatelo per me, canta numeri! Numeri, numeri, siamo tutti dei numeri, ma vorrei che fossimo tutti numeri uno! Numeri, e in quanto numeri, sforiamo la soglia del tre, insieme! Sforiamo la soglia del tre, sforiamo la soglia del tre. All'Oriente all'Occidente, voglio un mondo in cui l'amore vince sempre e ad ognuno la sua terra, soldi, pace e libertà. Questo è lo stato migliore, a ognuno la sua terra, soldi, pace e libertà. Se non l'avete capito, questa canzone è dedicata alla culona tedesca e a tutta la Commissione europea che ci sta impoverendo ed industrializzando con il Fondo Monetario Internazionale, speculazioni finanziarie e le banche della disca mondiale. Tutto questo grazie ai nostri politici che ci hanno svenduto. Un applauso al cantante! Grazie, non sono argomenti facili, sono di interesse pubblico ma non di interesse popolare. Mi puoi mandare chi comanda il mondo? Mi sono beccato 24 querele per questa canzone, almeno che la possa cantare, perché nel video ho messo tutte le facce di quegli stranieri che ci dominano. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire e sarai costretto ad obbedire. Chi comanda il mondo? Voglia di sapere, voglia di capire chi comanda il mondo sotto questo cielo che ci può sentire e chi ha creato il mondo. Torre di Babele, torre di Babele, chi ha creato il mondo messo sulla croce in Israele. C'è una dittatura di illusionisti, finti economisti equilibristi, terroristi padroni del mondo peggio dei nazisti, che hanno forgiato altrettanti tristi e rivisti staccanovisti. Gli illusionisti che ci hanno illuso con le parole libertà e democrazia, fino a portarci all'apatia, creando nella massa una massa grassa di armi, di divisione di massa. Media, oggetti, nomi, colori, simboli, la pensiamo uguale ma siamo divisi noi singoli. Dormiamo bene sotto le coperte, siamo servi di quelle sorridenti merde. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Fate la nanna, che la mamma ti cullerà sui suoi piedi. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Un giorno un bambino di questi si sveglierà e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto l'amore. Chi comanda il mondo?
di Babele, torre di Babele, che ha creato il mondo. Ci dice sempre che va tutto bene. Oh, la libertà e la lotta contro l'ingiustizia non stanno né a destra né a sinistra. La musica può arrivare nell'essenziale, dove non arrivano le parole da sole. Illusionisti ci hanno incastrati, firmando i trattati da Maastricht a Lisbona. Siamo tutti indignati perché questi trattati annullano la Costituzione italiana. Qui bisogna dare un bel colpo di scopa e spazzare via ogni Stato da questa Europa. Se ogni Stato uscisse dall'euro davvero, magari ogni debito andrebbe a zero. Perché per tutti c'è un punto d'arrivo, nessuno lascerà questo mondo da vivo. Vogliamo una terra sana, sana, meglio una moneta sovrana che una moneta puttana. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate i colori. Fate la nanna, che la mamma si cullerà sui suoi steli. Fate la nanna, bambini, volate nei cieli. Bambino di questi si svelerà e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto l'amore. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire. Sarei costretto ad obbedire. Chi comanda il mondo? Voglia di sapere, voglia di capire. Chi comanda il mondo? Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, torre di Babele, che ha creato il mondo. Messo sulla croce in Israele. Grazie ai nostri figli. Grazie. Beh, io per questi argomenti vengo parecchio criticato, parecchio insultato e ovviamente mi hanno escluso e poi mi sono autoescluso da tutti i circuiti importanti della televisione, però io vado avanti, mi autofinanzio, mi autoproduco, mi autopromuovo. Mi autoproclamo, io stesso dico che sono bravo e che faccio delle belle canzoni, faccio tutto io. Ci sono delle cose che non mi vanno, quindi le dico. Quale strumento migliore è la musica? Non sono mai cambiato dal 2005, dai bambini fanno, al 2017, a chi comanda il mondo. Sono sempre stato vicino ai diritti dell'unica fascia più importante del mondo, che sono i bambini. Ok? Grazie. Contro tutto e tutti. In questa canzone c'è tre volte cretini, però se ne sono accorti in pochi. Avete voglia di tirare fuori tutti i telefonini come se fossimo allo stadio, veramente, come una volta con gli accendini? Più telefonini. C'è qualcuno che vuole aiutarmi a riprendere questo momento che io poi manderò nei reparti di pediatria oncologica dove ci sono i bambini che stanno lottando con la vita? Ci facciamo sentire, so che non basta un sorriso, non è che sono qui a fare la paraculata o la furbata, però un sorriso a volte può aiutare magari a passare meglio una giornata in un ospedale, soprattutto oncologico, pediatrico. Più telefonini possibili. Se hai il microfono in mano puoi aiutarmi, eh? Aiutatemi, più telefonini. Dai ragazzi, se l'avete sempre in mano, tiratelo fuori. C'è qualcuno che vuole venire sul palco a riprendere intanto? Più telefonini, più telefonini, più telefonini, più telefonini. Basterebbe un telefonino qui sul palco con il tasto REC.
Quanto siete belli, mamma mia. Ancora di più, non basta. Ce ne sono di più a destra. A sinistra c'è sempre meno luce, chissà perché. Però dalla vostra prospettiva è a destra che c'è meno luce. Di più, di più, di più, di più. Teneteli in alto. Grazie, grazie Paolo, vieni qua vicino. Più telefonini ancora. Ok, questa canzone va nei reparti di pediatria oncologica, dove ci sono i bambini che stanno lottando con la vita. Tenete più in alto i telefonini. Più in alto, più in alto. Ok Paolo, inquadra me, inquadra me. Bambini, siamo a Fiorenzuola d'Arda, alla Sei Giorni delle Rose. Questo è per voi. Vai. Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo. Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno loro fanno la pace. Belli, così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, è proprio quando piove. I bambini fanno oh, guarda la pioggia. Chi la canta? Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo, vedi, però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia. Oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. In alto i telefonini, in alto, in alto. E adesso cantiamola insieme. Siamo pronti? E allora 3, 2, 1, insieme. Quando i bambini fanno che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo, vedi, però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. La 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 la. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno, finché i cretini fanno boh, tutto resta uguale. Ma se i bambini fanno basta la vocale, io mi vergogno un po', e invece i grandi fanno no, ah, io chiedo asilo, come i leoni, io voglio andare a Gattoni, e ognuno è perfetto, uguale il colore, e viva i pazzi che hanno capito cos'è l'amore, è tutto un fumetto di strane parole che voglio tornare a fare oh, voglio tornare a fare oh, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. La, 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 la. E adesso fatelo per i bambini, dopo di me. Grazie Claudio. Giuseppe Povia. Grazie.